here with me and Cary Grant. Really? Oh, thank you! Oh, thank you so much! Oh yes, I'll tell Sophia now! Sophia! Yeah. I vinto l'Oscar! Gli altri giurati non capiscono niente. Doveva vincere lei. Prima o poi riuscirò ad arrivare prima. Va bene essere così ottimista. Domattina, se può, venga a trovarmi negli uffici della mia casa di produzione. L'indirizzo è sul mio biglietto da visita. Grazie, dottore. Quale dottore? Carlo Ponti, può bastare. E si ricordi che l'aspetto. È un piacere conoscerla, signora. Piacere mio. Ma sa che la sua figliola è davvero una creatura speciale. Ha dentro di sé qualche cosa che brilla. Io non posso credere che sia così giovane. Così matura, così concentrata nel suo desiderio di voler fare l'attrice e allo stesso tempo così timida. La porto sul set di un film che io e il mio socio De Laurenti si stiamo producendo. Il regista è Rossellini e la protagonista la Bergman. E speriamo di non rimetterci troppo. Ma cosa vuole? Rossellini e Rossellini. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Aldo Sprovieri, sono il redattore di Medicina e Società. Ah, bene, mi ricordo. Lei è qui per l'intervista per il mio nuovo libro. Veramente sono qui per incontrare la dottoressa Martini. Maria Martini. Ah. Il suo articolo sul piccolo Diego ha fatto un certo scalpore nel mondo accademico. È un articolo bellissimo, eh? Io sono il padre di Maria Martini. Molto piacere di conoscerla, forse lei mi può aiutare. Non mi sono fatto annunciare, non so se mi può incontrare. Lei può fare qualcosa? Sono il padre, spero proprio di sì. Chiamo io, eh? La ringrazio molto. Prego. Aspetto qui allora. Sì. Ho già fatto tardi, me ne vado. Dai, ho quasi finito, in macchina ci mettiamo 5 minuti, diluvia. No, grazie lo stesso, Leonardo. Come vuoi. Il tuo corpo sarà talmente pieno di feci e di urina non espulsa che il tuo intestino esploderà! E tutto il tuo materiale di scarto troverà una giusta via di fuga verso la bocca. Ecco, questo sarà il mio capolavoro! Mi piacerebbe riascoltare le tue urla. Ecco, potresti guardare verso la telecamera e sorridere? Chiaramente? Ecco. Sì. Io... comincio! Io non riesco ancora a rendermi conto di quello che è successo. Ma perché proprio a noi? Mi sembra così assurdo. Forse per le attività di suo padre. Questo che cosa c'entra con la morte di un bambino? Lei non crederà alle chiacchiere del paese? No, ma credo a sua moglie. Teresa e Federico sono morti per sbaglio. Vittime innocenti. Sono vittime dell'andrangheta. E lei lo sa meglio di me. Ma lei che cosa vuole da me? E si può sapere chi è lei? Sono un ufficiale della Guardia di Finanza. Che cosa ha detto? Vito, io non sono qui per giudicarla. Le sto soltanto chiedendo di avere fiducia in me. E che cosa ci facevi a casa mia? Appiccicata a mio figlio? Cercavo di proteggerlo. E ci sei riuscita a meraviglia. Vuoi sapere se sono pentito? Certo che sono pentito. Ma che cosa serve oramai? Teresa e Federico sono morti. Sua moglie e suo figlio sono vivi. Come vivi? Sì, Teresa e Federico sono vivi. Sono vivi? Sì, Teresa e Federico sono vivi. Sono vivi e sono qui. Guardi. Federico! Papà, papà! Teresa! Vito! Vito! Allora, voi avete una bambina di nome Chiara, vero? Nata
Il 9 luglio 2003. Sì, la bimba è scritta nel mio passaporto perché l'estate scorsa siamo stati in Irlanda. Vero, Francesca? Proprio così. E come mai, se avete avuto una figlia naturale, ci sono i vostri nomi in lista per una richiesta di adozione? Ma quella è una richiesta vecchia, di 2 o 3 anni prima. Poi mia moglie è rimasta inaspettatamente in stato interessante. E tale è stata la felicità che ci siamo dimenticati di avvisare il tribunale competente della nostra rinuncia. Non mi dica che ci avete convocato per darci un piccoletto. Perché nell'eventualità sareste ancora disponibili? Veramente? Adesso abbiamo una bambina tutta nostra. Vero, Francesca?